Allora, passiamo al primo punto, all'ordine del giorno, che sono le comunicazioni del Presidente. È pervenuta una nota da diversi consiglieri che recita così: A seguito dei danni causati dalle straordinarie raffiche di vento e dalla mareggiata che duramente ha colpito la sacca di Scandovari il 12 novembre ultimo scorso, mettendo in estrema difficoltà l'attività dei pescatori del Consorzio Cooperativo Pescatori del Polesine e considerata la scadenza del 31-12-2019 alla quale questo consorzio è tenuto al regolamento della seconda rata saldo della proroga convenzione 38-48 del 29-4-2016 per lo sfruttamento dei banchi naturali dei molluschi in acque marittime interne alla provincia di Rovigo, i sottoscritti pari ad euro 88-958, e i sottoscritti consiglieri Roberto Pizzoli, Sara Mazzucato, Francesco Siviero, Valeria Mantua e Alberto Martello sono a chiedere al Presidente della provincia di Rovigo di valutare la possibilità di sospendere il suddetto pagamento con l'obiettivo concreto di riportare alla normale attività economica i soggetti danneggiati. Io ho parlato già con gli interessati, voi sapete che la sospensione è se da intendersi sospensione temporanea, va bene, una sospensione totale è un po' difficile per questioni di bilancio, quindi la questione che io porto all'attenzione del Consiglio è quella di dire che da parte del Presidente, sentiti anche l'ufficio ragioneria, non c'è nessun problema a procrastinare in avanti il pagamento della rata, decidiamo, condividiamo una data che io posso proporre a termine del primo semestre 2020, se va bene, ecco, non c'è neanche bisogno, ecco, se siamo tutti quanti d'accordo mi farò portavoce di questa istanza nei confronti dell'ufficio ragioneria. Siamo d'accordo? Ecco, quindi il messaggio è, cioè l'indicazione viene recepita e mi farò portavoce presso l'ufficio di ragioneria di staccare la rata al termine del primo semestre 2020.